Sì, effettivamente è passato un po' di tempo. Sì, effettivamente è passato tempo, è passato e ne passerà. È un momento un po' così, un po' movimentato, un po'. Sono preso da quello, sono preso da quell'altro, il caldo. Ma vuoi mettere caldo? Lo vuoi mettere caldo? Ce l'hai presente quel caldo afoso che anche se tiri su una penna fai gocciole, goccioloni di sudore? Che fa schifo, però fai goccioloni di sudore. Siamo arrivati al 18, pensa te, 18, oggi è 18 e ti dico di più, che è pure giovedì, mancano pochi giorni al nostro incontro per chi verrà, poi per chi non verrà, o se vedremo un'altra situazione, un'altra circostanza. Spero che ti sia piaciuto quel piccolo video che ho fatto ieri, che ho pubblicato, piccolo promo, promo sì, perché il 22 ci sarà una bella, almeno per me, una bella novità. Perdonami, ma sto aspettando che si libera lo spazio qua sotto e porta giù Picchio, quindi ne approfitto per fare due chiacchiere insieme e provare alcune cose. Ma una cosa nello specifico, perché oggi utilizzo su per giù un pre e un post molto conosciuti da tutti quanti, tutti. Non è che non lo conosci, lo conosci, lo conosci. Poi un'altra cosa, spero che ti sia piaciuta la piccola trasmissione che facciamo ogni tanto, il nostro piccolo podcast. Spero che sia stato in qualche modo anche interessante, più che altro sul discorso come orientarmi sugli acquisti, oppure che mi conviene comprare, che cosa devo fare, che non devo fare. Eh sì, te lo dico perché purtroppo capita spesso di inciampare in acquisti errati. Purtroppo capita, purtroppo capita. Capita se si dà spazio a persone che pensano soltanto a pioppate qualche cosa. Te devo appioppare questo e tu lo devi prendere. È il migliore del mondo. Non credi a tutte queste lucette, ma lo dico per te perché spendi due volte. Allora, io stasera voglio pure parlare di altro. Di altro. Voglio intanto ringraziare carissimo Gabriele, mi ha mandato un piccolo omaggio, gratitissima, molto molto forte. Questa è una lavanda molto forte, molto pure buona. E poi mi ha mandato un tipico dolce siciliano. Sono metà pure io, quindi me ci sono buffato subito. Grazie mille Gabriele, grazie mille. Torniamo a noi, torniamo a noi. Un po' serioso come faccio. Tanti di voi mi scrivono poi privatamente che quello che faccio è anche un momento di, tra virgolette, evasione, un attimo di divertimento. A me fa solo che piacere questo, fa solo che piacere. Capisco certe volte certe circostanze. Ti do un piccolo consiglio ogni tanto, cerco di mandare avanti pure io, cerco di adeguarmi a questo consiglio che spesso e volentieri sai chi dà consigli all'altro è il primo che magari non fa quello che consiglia, però ogni tanto ci provo pure io. Nei momenti un po' così, un po' ballerini, devi cercare sempre il lato positivo, di qualsiasi cosa. Sempre il lato positivo. Vedi per esempio adesso c'è il cane che sta abbaiando. Ma volendo? No. Oggi uno per strada, doveva svoltare a destra, io stavo fermo allo stop, c'era lo stop, mi si è attaccato allo scooter, tanto così e mi strillava. Se era un altro o un'altra persona, mi sarei arrabbiato, mi sono fatto una risata perché è inutile, no? È inutile. Certe volte si identificano ostacoli e gli si dà un peso così grande, che non si riesce a vedere oltre, è come se stai davanti a un muro. Vedi, continua sto cane, no? No? Siamo passati da che c'era il patatara la mattina che faceva le vendite al cane che abbaia di continuo la sera. Comunque dico, so che è difficile quello che dico, però sempre positivo, sempre, 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 comunque. Poi c'è sta il giorno che non puoi essere positivo, uno non deve far finto, però cerca di esserlo sempre. Via, dai, so che ti ho svegliato che stavi a dormire. Allora, te voglio parlare pure di una cosa, perché ho visto varie discussioni, come le prime che ho fatto anche io, eccetera, eccetera, sul discorso montaggio in ciotola, che ciotola. Io ste ciotole di questa grandezza, ti porto l'esempio della grandezza di questa ciotola, non ti consiglio di lavorarci. Punto primo, perché è troppo piccola. Punto secondo, quando giri esce tutta fuori. Punto terzo, non serve a niente. Lasciala dove sta. Quella magari porta sapone, non te la consiglio. Non te consiglio neanche ciotole come queste qua, che tanti usano, non proprio questa, però quella fatta un po' a cono. Quelle a cono, secondo me, dentro ci va il sapone duro,
e poi sulla parte più larga puoi tranquillamente girare, quindi queste cose lasce e perde. Ho visto certe cose, ragazzi miei, che fanno veramente piagni dalla tristezza. Quella che ti posso consigliare, ceramica, quella che si usava una volta, 10 anni, 15 anni fa, e fa colazione, c'è ancora chi la usa, bella grande, questa sì, questa te la consiglio. Quindi se stai all'inizio, e ti serve qualche cosa per prendere mano, confidenza col montaggio, ti consiglio quella grande. Non ti pelagà quelle piccoline che costano pure l'ira di Dio, che servono secondo me a niente. Poi ognuno fa come gli pare, Io ti do il mio consiglio, ci sono passato prima, perché tanti dicono ah, compra quella, costa poco, costa te qua, costa de là. Costa poco non significa sempre che è funzionale, tutto funzionale. Cioè, mi viene da ridere su queste cose, certo, veramente dico vabbè, lasciamo perdere. Allora, di quanto voglio parlare stasera? Mi è capitato di andare a Bottega Verde, hai capito? Verde, e sono entrato là dentro, ho trovato il sapone, che tanti di voi ne hanno parlato nel gruppo. Bene, ma sono curioso di dove sono andato a comprare. Ecco qua. Piacere Quotidiano, Barberia Toscana. Aspetta, ferma, te muove, buono. Sapone da barba arricchito con olio d'oliva di Palazzo Massaini. Minchia, olio d'oliva. Beh, da provare. La scoperta che ho fatto è che quando ho stappato mi sono trovato davanti una saponetta, un sapone duro, solido, vedi? Un sapone come questo qua, in una mug, mi sembra che si chiami, quella inglese, cioè in fondo, se no sopra, quella che ci metti l'acqua che poi riscalda, c'è presente, quale? Mo io non ce l'ho, la dovrei recuperare un attimo. Allora, di che cosa voglio parlare oggi? Di sto sapone, lo voglio provare, tanti di voi l'avete acquistato, non è tanto economico, cioè nel senso, se vai a calcolare che sono 100 grammi di prodotto, 100 grammi, 10 euro. Eh? No, te fa capire niente. Vabbè, insomma, eccolo qua. Sembra quasi fatto completamente tutto a mano, perché è appiccicata così pure un pochetto storta, quindi ti dà l'idea che dietro c'è comunque sia il lavoro. Io rispetto il lavoro di tutti quanti, perché ci mancherebbe. La profumazione è particolare, loro dicono che è quasi legnosa. Io ci sento una puntina leggera, tipo di limone, una cosa così, un po' di muschietto piccolino che ti guarda lì così, ti fa ciao, e tu dici muschietto bello, vieni da me, ciao. Allora, siccome è un sapone duro, io adesso devo aprire l'acqua calda e fargli fare una bella immersione nell'acqua calda, perché facilita sicuramente il montaggio, anzi lo scioglimento del sapone in qualche maniera. A parte con sto caldo, io la cosa bella è che io mi devo fare ancora la doccia, sono tornato. Sto idratando il sapone. Senti, no? Vabbè, ma fa niente. Ah, grazie. Allora, intanto che faccio? Siccome me devo fare la doccia, stasera non metterò un aftershave alcolico, me ne metto uno in balsamo. Perché devo portare giù il cane, mi devo sbrigato, fa un sacco di cose, mi danno a tagliare domani i capelli, fa quello. Insomma, il tempo non ci sta più, il tempo è poco, è sempre una corsa contro il tempo. Questo tempo. Allora, stasera vado de preppe. Visto che Preppe ha fatto una nuova linea, però sinceramente il gel da rasatura per me sta bene l'addostato. Poi ho visto forte lo spot di Fiorello, 15 lame, 65... manici, cose, di qua di là. Mi ha fatto ridere perché certe volte noi diciamo, no? Con quante lame di ste arate? Con 18, 30, 45, boh. Ah, un po' di fresco. Allora, io ancora devo fare qua la classifica benedetta dei saponi e dopo barba che ho al mentolo, quindi mentolato, io ne ho comprato uno. Fermo. Pure quello fa piangere, eh. Però quello poi prossimamente, mo famo passare un attimo al 22 che c'è sta sto raduno. Siamo un attimo sintonizzati, mi raccomando, date un'occhiata anche al podcast, fatemi sta cortesia, perché c'è stato a mettere un sacco di impegno e spero che il messaggio passi. Allora, la saponetta purtroppo non si idrata in modo perfetto, stasera non c'ho la doppia telecamerina, non si idrata, però un pochetto si è sciolta. Andiamo a vedere, uso The Big One TVC, eh?
Allora, essendo duro, io cerco di caricarlo il più possibile il pennello. Aspetta, devo abbassare perché... La pronazione non è fortissima, è leggermente velata. Mamma mia, mi ricordo le prime volte che montavo un ciotola così. Io il montaggio in ciotola in questa piatta, per esempio, uso la tecnica, mi sembra tipo che nel guerriero, la tecnica della scuola dovuto. Allora, premo in fondo, faccio così, creo un po' d'aria e poi rigiro. Perché se tu fai sto giochetto qua, aumenti, cioè diminuisci la velocità del montaggio. Allora, sta diventando bella pastosa. Sta a far male il braccio, te lo dico subito. Bella. Bella pastosa, un po' la profumazione si sta esaltando in qualche maniera, forte sta cosa. Aspetta, la faccio vedere. Sì, sempre se ci riesco. Eccola qua. Ah, non ti ho parlato del rasoio che utilizzo stasera. Beh, stasera ritorno un attimo al mano libera. C'avevo un rasoietto inglese. Ma tutto mezzo sminchiato, cioè nel senso che la costa un po' consumata, anche il bisello molto 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 largo, non è una parolaccia il bisello, no? Montaggio c'è però, dai, c'è. Andiamo a vedere se è pronta. Mazza, bella corposa, bello, questa cosa mi piace. Oh, vediamo quanto dura sul viso. Ecco, c'è il cane che ha la sinusite. Senti? Beh, dal primo aspetto comunque sia non è male, non è malvagia. Ripeto, profumazione, sì, si esalta un pochetto in montaggio perché c'è un'ampiezza aromatica, però poi, insomma, non ti rimane un granché addosso, non sento un granché di profumo appiccicato al viso. Però la corposità del sapone mi intriga, anche se dovrei mettere un altro goccettino d'acqua. Mi deve darla un po' di più. Ma sì, perché sennò c'ho il pelo secco e asciutto, quando invece il nostro vizio, il wet shaving, prevede il pelo ecco prurito. Oh, se non mi è prurito non sono contento. Mannaggia. Allora, ti faccio vedere sto rasoio come sta combinato. Però fortunatamente sembra funzionare. Allora, sei pronto? A parte, vabbè, la scritta che è fighissima. Vedi il bisello, sta parte qua. Questa qua, questa. E la costa quanto è consumata, vedi? Guarda pure di qua. Tiè. Si vede, eh? Si vede. Vediamo se va. Questo l'ho affilato, ci ho provato tante volte. Alla fine mi sembra che qualcosa è venuto. Che dici? Va? Ah, ha detto di sì, sentito? Va, Bene. Adesso vediamo un po' come si comporta sto sapone. Non male, dai. Non male. Questo manico fa un odore di plastica. Però sto rasoio c'è un piccolo difetto. E molto dico quale. Siccome questo credo che sia stato un 6 ottavi, ridotto quasi a 5,
ha perso un po' del suo peso. Infatti vedi qua come ha mangiato, vedi come è fatto strano, questo sicuramente era un 6 ottavi. Quando trovi sti rasoietti che ti propongono a poco, sì, lavorano, però non vanno più tanto bene, tecerati, però non è una cosa divertente. Quindi vedi, cioè il peso della lama è inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere. Io spesso e volentieri dico che più è spessa, più è grande la lama, quindi un 7 ottavi, e più è bene per barbe un po' più durette. Più toste, via, dai. Ci siamo capiti. E così un po' te devi arrangiare, un po', eh? Ah, poi fatemi un favore, vi prego, vi scongiuro, se ci avete qualche amico ancora serate in maniera un po' bizzarra e particolare, condividete questo video, ma divento pure dislessico. Oh, non è male, eh. Però guarda, hai capito? Non ha capito. Quando prendi i rasuri, nulla secondus. Mamma mia, questa si sta a vedere le novelle su YouTube. Mi fa venire una tristezza sentire delle novelle che neanche vi immaginate. Come poi notai, c'ho i muri che sono fatti di carta. No, sta a guardare YouTube e sono partiti gli sponsor, gli spot, capito? Però devo dire che la crema non smonta, questo è già un buon sintomo. E dai. Vedi, il problema è che quando sono troppo fini e c'hai il barbone duro, perché c'hanno il peso ideale, vanno a tagliare. Questo non c'ha la turbina, c'è un aspirapolvere, senti. Sai quanto è fermo? Da quanto è fermo sto rasoio? Se te lo dico, non ci credi, è un anno. E tu mi dirai, no, ma non è vero, non è possibile. No, no, è possibile proprio. Allora, seconda passatina, lo so, un po' moscetto, col mano libera è più lunga la cosa. Poi tra una chiacchiera e un'altra. Allora, vedevo
Au. Un velo. Questi capelli non si possono proprio che guardare. Sembra che porta il basco. Posso dirvi che odio, no che ve odio, che odio il messenger di Facebook? Offendete? Allora, beh, le profondità sto rasoietto più di tanto non ce la fa. Più di tanto non ce la fa, però è diventato un po' velato. Senti come va? Allora, filo dolce, molto. Molto dolce. Se non ci credi sta a chiappà comunque, eh? No, perché magari non si capisce bene, ma lo sta facendo, nel verso giusto, molto gentile. Vedi, taglia senza problemi, però sulla barba c'è un po' di difficoltà. Guarda. La cosa fastidiosa sono i fioretti qua sotto. Ah, mi sento pulito, bello fresco maschio. No, non ha acchiappato niente, no, io sto a far finta, ci sto a giocare col mano libera, ci gioco, mi piace. A posto, allora mi sciacquetto il viso. Allora, sto sapone non è male. No, qua però una contropassatina gliela devo dare, perdonami. Aspetta. Ok, perfetto. Tieni. No, ma non porta via niente, zitto lo iodi. Voglielo dire che poi si arrabbiano. Allora, sapone nel complesso per me personalmente non è male. Non è male, c'è una buona persistenza, anzi, una buona buonina, dai. Buonina, sufficienza, anzi, dai, in 7 io votiamo. Buona. Logicamente, come tutti i saponi, dopo un po' tende a diventare aria fritta, perché è normale, se smonta è finita lì la storia. Però non è male, è un sapone secondo me sì da avere, ma la profumazione è un po' troppo delicata. Cosa bella di questo sapone è questo, che
se lo fa asciugare bene, ecco, mo far cornuto, eccolo, vedi? C'è il portasapone, lo sciacqui, lo lasci asciugare, asciughi pure sotto qua all'interno, e chi è fissato con sto complotto delle muffe, lo prendi e lo fai asciugare come se fosse una saponetta, perché è un sapone solido, quindi non c'è nessun problema. È chiara? Poi fate bobbis, fate voi, l'importante è fare le cose con divertimento, con passione. Eccolo, verde. Dico, nel complesso non è male, però profumazione un po' troppo volatile, un po' troppo leggera. Io preferisco saponi più marcati, mi piacciono di più. Ah, dopo un bel po' di tempo, un po' di pronaso verde in balsamo, ecco qua, e così non c'è il problema di irritazione. Ecco qua, solo che rimane un po' gelatinoso, mi ricorda le gelatine di tartaruga ninja. Vamo al pennello, importante. Eccoci qua, fatto. Ah, poi ti invito a fare una cosa, da un'occhiata a un altro youtuber molto famoso, americano, Nick Shave, che ha parlato nell'ultimo video di Alluro. Dai un'occhiata, così vedi pure come si radono in America. Beh, amico mio, detto questo, forza e coraggio in qualsiasi situazione, mi raccomando, non ti abbatte mai. Mai. Hai visto il rasoio? Tagliato, non ti dico in modo perfetto, ma ha tagliato bene. Mi sento fresco, mi sento pronto. Voglio uscire. No, dove vado? Io devo andare a dormire, sono stanco come una pera. Oh, noi se beccamo la prossima, mi raccomando, il 22 può essere pure piccola direttina, se vi interessa partecipare con noi, per chi non viene, per chi non può, almeno partecipate un attimo con me, con gli amici. Ma boh, detto questo, raga, come al solito, buone sbarbate e buoni acquisti a tutti. Ciao da Luca. No, non te sbruffo in faccia, perché sennò sembra... Mi sembra una cosa maleducata ogni volta chiude così. No, stavolta no, svapo, ma tiro da quest'altra parte e ti saluto, va bene? 'Un po' capì. Senti che vocione che mi viene quando tiro, sai, aspetta. Hai capito? Questa è iniziata a mettere la musica a panna. Hai capito? Vabbè, se becchiamo la prossima, ma c'è un po' di coniglietto, mi è venuta. Ciao!